Bentrovati. Nel video che già trovate in rete vi ho spiegato per sommi capi l'introduzione alla tecnica per la lavorazione dello smoking. Io ho quattro uncinetti che mi sono stati regalati, del 6, del 4, del 3 e del 2. In questo video vi faccio vedere l'avvio e il punto dritto e il punto rovescio. Io ho già fatto il mio campioncino, vedete? Nella prima parte ho lavorato tutti i ferri a dritto e quindi è venuto fuori il punto legaccio, mentre nella seconda parte ho continuato con un dritto e un rovescio per ottenere la maglia rasata. È identica alla lavorazione fatta con i ferri, è molto divertente, basta soltanto un poco di esercizio e capire il funzionamento della tecnica. Io adatto il filo ausiliario in base alla grandezza del filo e allo spessore dell'uncinetto. Questo perché quando vado a far scivolare i punti sul cavetto, nel ferro di ritorno, il cavetto che va a sostituire l'altra punta dei ferri mi deve dare la possibilità di poter entrare agevolmente nei punti da lavorare. Quello che sto usando io è un cordino in cotone ed è più difficile far scivolare i punti. Voi cercate dei cordini lisci, tipo la coda di topo, che è molto più scivolosa. Ora vi faccio vedere come funziona. Prendiamo il filo e l'uncinetto adatto a quel tipo di filato. E partiamo con fare delle catenelle come per la lavorazione classica. Quale uncinetto usare lo ricaverete dalla fascetta di istruzioni del filato. Faccio il mio cappietto. L'unica accortezza che dovete avere nella lavorazione di questa tecnica è di avere una tensione del filo molto molto morbida, altrimenti i punti si restringono e sarà molto più difficile poter entrare e quindi andarli a pescare per lavorare. Fatto il nostro cappietto iniziale, chi mi segue sa che io anche nella lavorazione dell'uncinetto classico non lo conto mai, procedo a fare le mie catenelle, tante quante servono per il progetto che ho in mente di fare. Quindi vado a fare un tot di catenelle, vedete? Non tiro, ma mantengo morbida, morbida, morbida anche la catenella. Non preoccupatevi se è un pochino lenta, perché poi con i giri successivi vedrete che si assesta. Ci sono due modi, almeno quelli che conosco io, per avviare il primo ferro e ve li faccio vedere entrambi. Quindi, fatta la nostra catenella, teniamo conto che se noi dobbiamo ottenere 15 punti, dovremo mettere una catenella in più, perché la prima sola la andremo ad estrarre dalla seconda catenella a partire dall'uncinetto, come facciamo per la lavorazione della maglia bassa nella tecnica classica. Il primo metodo, una volta che abbiamo fatto la nostra catenella, è quello di voltare, e nel dietro abbiamo queste gobbettine che si sono formate con la chiusura delle catenelle. Per tirare fuori i punti, noi dovremmo entrare in queste gobbette. La prima la lasciamo perché fa parte della catenella che abbiamo sull'uncinetto. Entriamo esattamente qui e tiriamo fuori il filo, lasciando in sospeso l'asola sull'uncinetto. Mi raccomando la tensione, perché poi ve ne renderete conto nel mentre fate le vostre prove. Se non lasciate una tensione morbida, i punti successivi tenderanno a stringersi e sarà più difficile entrare. Quindi dicevo, questo è il primo metodo di introduzione per tirare fuori i punti del primo ferro. Naturalmente, voi fate, la prova e vedete quale di quelli che vi mostrerò è più adatto a voi o quale vi piace di più. Io non ho preferenze, però, vi posso dire che questo primo metodo
lascia un bordo più definito, più lineare, più bello. Poi vi renderete conto. Ecco qui, vado a tirare fuori gli ultimi due punti. Ecco qui. Se occorre stringiamo un poco il nodino iniziale e abbiamo caricato i punti e quindi questo è il ferro di avvio. Vedete, come vi dicevo, la catenella si è assestata, questa perché tutto quello che era in più se l'è portato via i punti che abbiamo caricato sul ferro. Vi dicevo del bordo, questo primo metodo lascia un bordo, vedete, più definito. Io l'ho usato per il mio campione, vedete? Questo è l'avvio. Come vi ho fatto vedere adesso, entrando nella gobbetta posteriore della catenella. Ora vi faccio vedere l'altro metodo che è molto più semplice e veloce. Sfilo dall'uncinetto le asole che ho tirato fuori e rimetto nel primo punto. Il secondo metodo, una volta che abbiamo fatto le nostre catenelle, non facciamo che entrare nella asola della catenella e tirare fuori il filo, esattamente come abbiamo fatto prima, solo che stavolta lavoriamo sul davanti della catenella e non sul retro. Quindi voi provate tutti e due i metodi, vedete quale vi soddisfa di più. E quello andate ad usare. Tenete sempre una tensione morbida e non tirate, altrimenti i punti comunque vi si restringono. Ecco qui. Questo è il secondo metodo. Ed è differente dal primo perché nel primo metodo la catenella, vedete, finisce sul davanti, mentre in questo secondo metodo la catenella finisce sotto ai punti. Sfilo di nuovo e continuando sul mio campione vi faccio vedere il punto dritto e il punto rovescio. Ho sfilato perché è la coda del gomitolino che sto usando, vedete, per il mio campione. Credo che questa tecnica vada bene per filati di medio grosso spessore perché ho provato anche a usare filati più sottili, ma il cavetto ausiliario, per quanto giusto sia, non mi dà la possibilità di, almeno a me, di poter avere una lavorazione che mi soddisfi, quindi per il momento tenderò ad usare filati medio grossi. Ho fatto scivolare i punti sul cavetto e ripartiamo dal primo ferro in cui abbiamo tirato fuori le asole. Facciamo conto che i punti che io ho sul filo ausiliario siano quelli che ho tirato fuori dalla catenella. Adesso vi faccio vedere la lavorazione del punto dritto. Per lavorare il punto dritto, il filo che noi andremo ad usare per finalizzare il punto lo dobbiamo avere sul dietro del lavoro. Io lo metto sul dito normalmente come quando lavoro con la tecnica classica. Entriamo
Nel primo punto è molto semplice il punto dritto, è il punto rovescio che è un pochino più elaborato. Entriamo nella catenella, vado a prendere il filo e lo porto fuori. Vado nel punto successivo, non ha importanza se entro sotto o sopra il filo, tanto poi lo andiamo a sfilare e non ci darà fastidio. E tiro fuori il mio punto. Questa è la lavorazione del punto dritto nella tecnica dello nook. Mi raccomando, la tensione. Vedete che io non faccio la minima pressione né tiro il lavoro né il filo che ho sul dito. Vedrete che poiché io nella seconda parte del mio campione ho lavorato la maglia rasata, ossia un ferro a dritto e un ferro al rovescio, questo primo ferro sul mio dritto del lavoro risulterà al rovescio, ma quello che a me preme è farvi vedere come lavorare il punto dritto. Ed è così come ve lo sto facendo vedere. Entriamo nella catenella e portiamo fuori il filo. Punto dritto. Ecco qui. Ora, terminate tutte le nostre maglie, sfiliamo il filo, vedete quello che è incorporato ai punti che abbiamo lavorato, lo andiamo a sfilare completamente, giriamo il lavoro e facciamo scivolare tutte le maglie sul filo ausiliario. La lana fa un poco di attrito perché vi dicevo, il cavetto che sto usando è un cavetto di cotone. Voi cercate di trovare dei cavetti incerati oppure lucidi e che vi diano la possibilità di far scivolare i punti in modo più agevole. Portiamo tutti i punti sul cavetto, vedete? Mi do un poco di spazio tra il cavetto e l'uncinetto, altrimenti sarà difficile lavorare i punti, e vi faccio vedere la lavorazione del punto rovescio. Ci sono vari metodi per lavorare il punto rovescio. Basta comunque farci la mano e niente è impossibile. Il primo metodo è questo. Nella lavorazione del punto rovescio, il filo che noi andremo a usare deve stare sul davanti del lavoro. Il primo metodo per prendere il punto è quello di da dietro entrare nel punto, pescare il filo e portarlo fuori. Vi faccio rivedere, nel caso aiutatevi con le dita. Vedete che io giro il punto. Da dietro entro nel punto, pesco il filo e lo porto fuori. Di nuovo, punto rovescio. Entro da dietro nel punto che ho sul filo ausiliario. Vado a prendere, vedete come lo prendo il filo e lo porto fuori. Di nuovo entro da dietro, pesco il filo, lo porto fuori. Di nuovo entro da dietro, pesco il filo e lo porto fuori. Stiamo lavorando il punto rovescio. Quindi,
Ricapitolando, punto dritto, filo dietro al lavoro, entriamo nel punto da lavorare e portiamo fuori il filo. Punto dritto, filo dietro, entriamo nel punto da lavorare, peschiamo il filo e lo portiamo fuori. Punto rovescio, filo sul davanti. Entriamo, primo metodo, da dietro, entriamo nell'asola, usciamo sul davanti, andiamo a pescare il filo e lo portiamo fuori. Per gli altri due metodi di lavorazione del punto rovescio vi farò dei video a parte, perché a seconda di come lavoriamo il rovescio, così va lavorato il dritto. Terminato il nostro ferro, ogni volta dobbiamo sfilare il filo ausiliario dai punti che abbiamo lavorato, voltare il lavoro e portare i punti di nuovo sul filo ausiliario per ricominciare il ferro successivo. Questo è un passaggio che va ripetuto ogni volta che noi terminiamo un ferro di lavorazione. Ora, se dobbiamo continuare a maglia rasata, sappiamo che dobbiamo lavorare un ferro dritto e un ferro al rovescio. Se invece vogliamo lavorare il punto legaccio, sappiamo che dobbiamo lavorare sia il ferro in andata che il ferro di ritorno a punto dritto. Ora fate le vostre prove e le vostre campionature. Intanto io vi saluto. Vi ringrazio per aver visionato il tutorial. Vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete fatto e vi aspetto per i prossimi video. A presto. Ciao.